Le partite dell'ABF Monfalcone vi vengono offerte da Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse, Azienda Provinciale Trasporti SPA, Centro Medico Fisioterapico Nova Salus, sedi a Monfalcone, Gorizia e Cervignano del Friuli, Pizzeria al Giardino, forno a legna, specialità di carne e pesce a Monfalcone. Coprivez, un'azienda viva, versatile e protagonista da più di mezzo secolo nel settore dei materiali edili da costruzione, pavimentazioni per esterni, rivestimenti in pietra ricostruita e naturale, ferramenta, utensileria, pitture, impregnanti, fai da te, legno da ardere e pellet. Marco Coprivez opera a Trieste, Gorizia, Udine ed anche nella vicina Slovenia e in Austria. Associazione di promozione sociale Basket de Razza. Opera sul territorio regionale per il sostegno e la promozione dello sport locale dei giovani, anche integrato in particolar modo nella pallacanestro. Novati e Mio SRL. Da oggi centro vendita e assistenza Peugeot. Vendita auto nuove e usate. Officina elettrauto gommista. 100 revisioni. Carrozzeria autorizzata e convenzionata con le principali assicurazioni. Monfalcone, via Colombo 13. Cari telespettatori di Teleantena, buonasera. Vediamo un attimo. Sì, eccoci. Cari telespettatori, buonasera. E dalla Palestra Verde di Monfalcone, dove ABF e Polisportiva Casarsa questa sera si incontrano per la decima giornata del campionato di Serie B femminile. E intanto segna Martina Rosati. Scusate, sono un po' indaffarato perché mi sto sistemando un po'. Rosati, primi due punti dell'incontro per la decima giornata. E intanto risponde la numero 10 di Casarsa, Marina Serena. Dunque, per la decima giornata del campionato di Serie B femminile, girone del Triveneto. Tanto Rosati prende il ferro. Dunque, ABF e Casarsa arrivano a questo incontro a pari punti, a quota 6, nella zona bassa della classifica, e quindi è una partita in cui, diciamo, tutte e due non risparmieranno, ecco, diciamo così, non risparmieranno le forze perché non risparmieranno le forze per vincerla questa gara, perché sono punti salvezza, diciamo così, è uno scontro diretto per la salvezza. Mi rendo conto che sono stato un po' confusionario, ma siamo partiti proprio, pensavo di partire almeno qualche minuto prima, ma siamo partiti proprio a pelo, all'ingresso delle squadre in campo, e quindi ho dovuto fare un po' di mente locale, diciamo così. Dunque, adesso viene fischiato un fallo a Deborah Vecchiette, vedo Rosati, Vecchiette, Zentilin, Florit e Pesetti per l'ABF. Per Casarsa, no, ecco qua. Per Casarsa, vediamo con la in lunetta col numero 21 Vicenzutto. Poi vediamo che va a segno. Un libero su due. Poi vediamo col numero 10 Marina Serena, col numero 15 Ludovica Scaringi, col numero 7 Susi Furlan, col numero 13 Sara Callegaro. Al tiro Marina Serena, no, contropiede ABF, Florit da sola, appoggia al tabellone e va a segno.
Bene, adesso mi sono messo un po' in ordine e siccome sono un uomo d'ordine devo avere le cose sotto controllo per poter, diciamo così, esprimermi al meglio, ma prima ero in un momento un po', diciamo, confusionale. Intanto c'è un cross della numero 21 Vicenzutto. Invito di Rosati per Florit. Bel movimento di Florit, ma con scarso successo. Calegaro in palleggio per Serena. Marina Serena. E c'è un fallo in attacco fischiato. La numero 7, Susi Furlan, blocco in movimento. Pesetti chiama lo schema. Poi però va al tentativo personale. Arresto e tiro di Florit. No. Serena, dai e vai con Calegaro che si stampa sul ferro. Florit, invito per Rosati, scarico di nuovo per Florit, entra, poi rimane per terra, dolorante, Calegaro, e poi palla sotto per Furlan che poi rovina a terra, un'altra dolorante. Dunque, allenatore della BF il signor Michele Poletto, vice Giampaolo Duse, per Casarsa allenatore niente po' di meno che Paolo Bosini, con notevoli trascorsi nel basket maschile, e il vice signor Gabriele Terenzani. Arbitrano rimbalzone di Martina Rosati, poi in mezzo a tre viene mandata per le terre. Pesetti prende il tabellone. Dunque gli arbitri sono i signori Innocente di Savorgnano e Olivo di Butrio, entrambi in provincia di Udine. Furlan a canestro. E subisce anche fallo. Susi Furlan. Che è quarta nella classifica marcatori. Rosati. Ribaltamento. Dentro per Vecchietti. Si gira. No. Tentativo della numero 15. Scaringi. Senza successo. Rosati. Ruba la palla Vicenzutto. Furlan, sempre Vicenzutto, altro tentativo, non mi sembra una gran tiratrice da tre. Vecchietti, momenti di anti-basket, momenti di follia direi. Vicenzutto, Scaringi, consegna Vicenzutto, fuori per Serena,
e fallo chiamato a Pesetti. Time out. Bene, allora dicevo che le due squadre si presentano a questo incontro in una posizione di classifica, diciamo nella parte destra della classifica, avendo 6 punti insieme a Junior San Marco e a Montecchio. Però Montecchio, stiamo attenti, perché Montecchio, dopo le prime 6 gare perse, ha infilato 3 vittorie consecutive. E dietro di loro, dietro questo gruppo, c'è la ginnastica triestina e poi ci sono le due Cenerentole, che sono la Nova Pallacanestro Treviso e la Pallacanestro Mirano. Quindi con una vittoria una delle due squadre potrebbe agganciare l'Oma e la cestistica rivana. Serena. Tentativo. No, pensavo tentativo individuale di Scaringi, poi però lascia Furlan, che mi sembra una ottima realizzatrice. Briz. Il movimento era buono, l'idea era buona, ma il tiro mi sembrava un po' troppo violento. Di nuovo Furlan, prende il ferro. Pesetti per Rosati, velocissima, scarico per Briz, tiro morbido di Briz. Parità. Furlan. Scaringi dall'arco, no, lotta a rimbalzo e palla bianca azzurra ammessa molto sportivamente dalla numero 10 Serena. Brava, ha ammesso di essere stata l'ultima a toccare, brava. Queste sono cose che fanno bene allo sport e non le furberie e le frasi del tipo bisogna essere furbi, bisogna essere cattivi. No, nello sport bisogna essere sportivi. Sempre Serena, che con quel gesto di prima veramente mi sta simpatica. Entrata di Scaringi, no. Pesetti. Quarnial. Di nuovo Pesetti. Taglio di Quarnial. Poi però butta via l'arancia. Furlan entra in modo sbilenco. Sempre Briz, riconquista e realizza. Brava Briz. Ricordo a tutti che è un atleta del 2001, 16 anni. Calegaro. Pesetti, va via. L'arancia che esce. Aveva fatto tutto bene. Poletto per Lavaroni. Parità.
Chiesetti 1-2. Parte serena. Casarsa che gioca molto su queste due giocatrici, Serena e Furlan. Eccoci. No. Rimbalzone di Briz. Intanto è entrata in campo la numero 20. Carrer, e nessuno si accorge che Freccia Bianca Rosati è partita e ha depositato nel canestro. Furlan. Palla bianca azzurra, giusto. 21 secondi al termine. Reveland per Pesetti. Ed è entrata anche la numero 16, Katia Baldo, per Casarsa. Guardial. Lea, pallone per Briz. Si gira. Come sopra, bel movimento, ma tiro troppo violento. Serena prende il ferro. E il primo periodo si conclude con l'ABF in vantaggio per 15-12. Dunque, lo score vede Rosati 6 punti, Florit 4, Briz 4, Pesetti 1. Per Casarsa, Serena 2, Vicenzutto 1, Furlan 6, Calegaro 2. No, non può essere, perché mi manca un punto. Mi manca un punto. Forse il canestro di Serena, non so, qua cari telespettatori, provvederò a questa mancanza, perché mi manca un punto per Casarsa. Va bene, indagherò all'intervallo. Bene, per quanto riguarda il cammino fatto dalle due squadre, Casarsa aveva cominciato con 2 vittorie, poi ha continuato con 5 sconfitte e nell'ultimo incontro ha vinto di 2 contro Milano. Mentre invece l'ABF, diciamo, ha avuto un cammino più da montagne russe, con sconfitte, poi delle vittorie, poi 4 sconfitte, poi una vittoria contro Loma e poi l'ultimo rovescio contro Ponzano. Vabbè, ma questo era in preventivo, visto la forza della squadra, contro Ponzano, dove ha rimediato un passivo di 26 punti. Ripeto, tutte e due le squadre sono a 6 punti. Quarnial rimedia a una situazione difficile. Briz recupera Callegaro. Furlan, Serena, Carrer, no, eh sì, qua c'è un fallo, tra l'altro poi Rosati con questo modo di giocare slalomeggiante provoca un po' di confusione nella difesa. Perché sembra che vada in una direzione, poi cambia direzione, quindi trova anche il difensore, sorprende il difensore, che dopo deve reagire con movimenti scomposti o bruschi. Carrera, Furlan, eccole qua, Serena e Furlan, eccole qua.
sotto per Calegaro, perde palla. Doppio cambio per la BF. Pesetti e Zentilin per Rosati e Quarial. Casassa tra l'altro la neopromossa. Briz a fatica. Revelant. No, altro rimbalzone di Briz che subisce fallo ma poi sposta di qualche metro la Furlan, poveraccia che si trovava lì. Briz blocco per Revelant. Parte Serena. Un passaggio veramente improbabile per la Furlan. La scambiata per la donna di gomma. Time out. Dunque la sconfitta più rovinosa di Casarsa è stata in casa della Pallacanestro Bolzano, dove è tornata a casa con un meno 44. La BF è tornata da Bolzano con un meno 33. In compenso la BF è tornata da Ponzano con meno 26. Casarsa è tornata da casa da Ponzano con un meno 18. Entrambe poi hanno perso anche con la Junior San Marco, la BF di 24 e Casarsa di 9 in casa. La BF ha vinto con Mirano, Nova Pallacanestro Treviso in trasferta e Loma Trieste. Casarsa ha vinto con la Ginnastica Triestina di 16 a Montecchio la seconda giornata e di 2 in casa con Mirano, che invece la BF ha liquidato con un più 21. Quindi diciamo due squadre che direi si equivalgono con un leggero vantaggio forse per la BF. Toniuti, Pesetti, blocco di Vecchietta, Lea, Pesetti. Un cross, Toniuti, no, sempre Toniuti, Iezza Toniuti, la eroina degli ultimi minuti contro l'Oma di Trieste. Secondo me è stata decisiva nelle ultime due o tre azioni contro l'Oma. Intanto Pesetti realizza in contropiede. Più 7 ABF. Furlan brucia Zentilin e realizza. Sotto per Vecchietto. Perde la palla. Parte Serena. Serena è una specie di locomotiva. Per Furlan, eccole qua le due, diciamo così, le due mattatrici della squadra. Poi Calegaro subisce fallo. Entra col numero 12. No, scusate, col numero 72, Guerra Melnikova. C-
Callegaro 2 su 2. Lea, gioco sotto per Toniuti, per Lea, erroraccio di Lea che sbaglia una specie di rigore in movimento senza portiere. Cosa ha sbagliato Lea Poletto? L'avrei segnato anch'io quel canestro. Guerra, Serena, palla per la numero 16, Baldo, tiro stitico di Baldo. Lavaroni, no, e poi c'è un corpo a corpo che però premia Serena. Rosati per Poletto. Furlan, Baldo prende il ferro, Pesetti. Ho l'impressione, telespettatori, che Toniuti, bella entrata con fallo. Ho l'impressione che a Casarsa, se togliete Serena e Furlan, diciamo che i punti calano di molto. Di nuovo Toniuti. No! E commette fallo. Ho l'impressione che la dote di punti di Casarsa la portano Furlan e Serena. Intanto è entrata la numero 14, Bertolin. Vittoria Bertolin del 2000. Baldo, Callegaro, Bertolin, Baldo, altro tentativo malandato. Palla rossa. Rientra Vicenzutto per Baldo. Guerra per Furlan, si gira. Furlan una... è già quota 10, una ottima realizzatrice, un talento offensivo direi. Rosati, bloccata da Furlan, da Guerra che parte e c'è un fallo di Zentilin. ABF a più 3. Britz per Zentilin. Palla per Callegaro. Rebound di Britz. Parte Pesetti. Riceve da Rosati. Altro rebound di Britz. Qua ci poteva stare anche un fallo. Lavaroni,
piazzato di Lavaroni. Toniuti, Toniuti in gran serata, si sono dimenticati la Vicenzuto e Briz come te fallo. Intanto c'è Poletto che si esprime con urla disumane dalla panchina. Vicenzuto. Quarniali in palleggio. Lavaroni. Ucel. E poi l'arbitro innocente vede il fallo di Vicenzuto. Intanto Florit, la vedo fuori dal campo. Lavaroni, bomba! La vedo fuori dal campo che si sta facendo mettere a posto la caviglia. Forse si è leggermente scavigliata. Bertolin. Toniuti. E poi Furlan che si palleggia sulla gamba e concede un'altra azione alla BF. Rosati. Lavaroni, un altro piazzato. No! Bertolin. Tanto vediamo Bosini che segue la partita seduto, molto, molto, molto tranquillo anche in panchina. Adesso scuote la testa perché non gli è piaciuta la scelta della sua giocatrice. E Rosati va a segno e poi si smanaccia con la Vicenzuto. Bene, time out. Dunque, per quanto riguarda la classifica marcatori, in testa c'è Gisela Beatriz Villaruel con 170 punti, poi viene Nadia Mossong con 151, entrambe della Pallacanestro Bolzano, poi viene Giulia Janesic 144 di Muggia, Susi Furlan di Casarsa 133, Giulia Pegoraro di Rodigium 117, ottima giocatrice, mi ha fatto una ottima impressione qualche settimana fa. E la prima della BF è al numero 13, è Ilaria Florit con 99 punti, coi 4 di questa sera va a 103. Speriamo anche che possa rientrare. Adesso viene fasciata per bene Serena. Bertolin da 2. Quarnial. Palla troppo alta per Briz.
Guerra, Vicenzuto, Bertolin. Questa volta non va. Lea sotto per Rosati, butta via una palla, contropiede, Lavaroni non sa cosa fare, ecco Briz, fasi veramente concitatissime. Quarnial, no, recupera Briz. Cioè qua stanno giocando veramente non a 1000 allora, a 1500 all'ora, si fa fatica a star dietro. Briz perde palla, telespettatori di Telenterra, qua succede di tutto. Furlan, forse erano passi in partenza. Tabellata di Serena, oi oi oi. Più C bip che giudizio, è una tabellata del genere. E ABF a più 3. Intanto coach Poletto cerca di invitare alla calma le sue giocatrici, ma insomma è il ritornello di quest'anno. Cioè è una squadra molto giovane, piena di risorse, piena di vitalità, e giocano con una foga, con una intensità in modo continuo. Quando ci sono dei momenti invece che il vantaggio bisognerebbe gestirlo, ma evidentemente è una squadra che deve crescere da questo punto di vista. Questo credo che sarà il disco dell'anno. Casalsa in pressing. Guarnial riparte da metà campo, invito per Rosati che si lamenta di essere stata trattenuta da Guerra. 15 secondi al termine, Serena tenta l'entrata, no, prende rimbalzo Lavaroni e il primo tempo finisce 28 a 25 per la ABF. A risentirci. Le partite della ABF Monfalcone vi vengono offerte da Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse, Azienda Provinciale Trasporti S.P.A., Centro Medico Fisioterapico Nova Salus, sedi a Monfalcone, Gorizia e Cervignano del Friuli. Pizzeria al Giardino, forno a legna, specialità di carne e pesce a Monfalcone. Coprivez, un'azienda viva, versatile e protagonista da più di mezzo secolo nel settore dei materiali edili da costruzione, pavimentazioni per esterni, rivestimenti in pietra ricostruita e naturale, ferramenta, utensileria, pitture, impregnanti, fai da te, legno da ardere e pellet. Marco Coprivez opera a Trieste, Gorizia, Udine ed anche nella vicina Slovenia e in Austria. Associazione di promozione sociale Basket e Razza, opera sul territorio regionale per il sostegno e la promozione dello sport locale dei giovani, anche integrato in particolar modo nella pallacanestro. Novati e Mio SRL, da oggi centro vendita e assistenza Peugeot, vendita auto nuove usate, officine elettrauto gommista, 100 revisioni, carrozzeria autorizzata e convenzionata con le principali assicurazioni. Monfalcone, via Colombo 13. Che cosa c'è?
c'è che mi sono innamorato di te. Venerdì 17 novembre 2017 alle ore 20:30 il Teatro La Contrada di Trieste presenta il grande Gino Paoli e il pianista di fama internazionale Danilo Rea in Due come noi che, spettacolo fuori abbonamento al Teatro Bobbio in via del Ghirlandaio 12. Eccoci cari telespettatori di Teleantenna per il secondo tempo di ABF Polisportiva Casarsa. Dunque sono coadiuvato in questo lavoro usurante che è di fare il telecronista delle partite di basket dal carissimo tecnico Manuel, che mi aiuta in questa fatica per giunta serale. Bene, speriamo che il ministro Padoan si ricordi di inserire i telecronisti di basket nei lavori usuranti. Ecco qua, l'ABF in vantaggio di 3 punti. Una partita comunque che rimane molto aperta, perché questi 2 punti sono importanti per tutte e due le squadre. È uno scontro diretto per la salvezza, diciamo. Dunque ho recuperato anche la giustezza dello score e quindi dopo vi darò i tabellini. C'è una palla contesa biancazzurra. Calegaro non è molto convinta della decisione arbitrale. Pesetti per Rosati, scarica per Pesetti, no. Poi però è Rosati che prende un gran rimbalzo. Toniuti, ben tenuta da Calegaro. Vecchiet, e fa tutto da sola. Primi 2 punti della serata per Vecchiet. Palla sotto per Furlan, bel movimento di Furlan. Eh sì, non per niente è la quarta realizzatrice del campionato. Toniuti, ottima Toniuti. Beh, insomma, visto che in serata si potrebbe giocare molto di più sulla Toniuti, no? Intanto Marina Serena parte, entra. Parte Toniuti, Poletto intanto con urla animalesche invita alla calma e a giocare. Vecchiet, Zentilin, l'arancia sputata. Invito per Furlan. Riparte Toniuti. Fallo su Toniuti. Rimessa. Poletto per Rosati. Vecchiet. Pesetti dall'arco. E poi un altro rimbalzone di Toniuti che subisce un altro fallo. Toniuti in gran serata. Brava,
1 su 2, 9 punti per Ilaria. Serena. Furlan. Tiro forzato. Palla rossa. Carrer per Scaringi. Callegaro. Serena si gira. Bella entrata di Serena. Bella partenza. Giro e conclusione. Pesetti, Zentilin, sotto per Toniotti. Riceve Furlan per Callegaro. Sempre difesa uomo della BF. Callegaro tira una tabellata, ma poi riesce a recuperare il rimbalzo Furlan. Due liberi per Furlan. Zero su due. Palla Toniutti, sospensione. Niente da dire. Toniutti in forma smagliante questa sera. Bellissima sospensione. Furlan costringe al fallo Poletto. Due su due per Furlan, che va a quota 14, più 4 ABF. Lavaroni perde la palla, la recupera, palla 2 ed è biancazzurra. Sempre Toniutti. Riparte Casarsa. Callegaro. Entrata. Si schianta contro Vecchiet. Pesetti va per le terre. E Lavaroni commette fallo. Lavaroni primo fallo.
fuori Vicenzutto, dentro Baldo. Riceve Carrer, tenta dall'arco, l'arancia viene sputata. Toniutti per Vecchiet, Lea piazzato, sì, ABF più 6. Carrer, Callegaro da 2. Casarsa che è sempre lì, eh. Toniutti subisce fallo. Escono, quante escono? Toniutti, Lavaroni e Vecchiet, entrano Quarnial, Briz e Rosati. Un cambio alla Jim McGregor. Intanto Poletto non si intende con la Federica. Baldo. Di nuovo Baldo. Serena. Baldo. Corto. E poi tenta una presa da lotta greco-romana con la Rosati. Rosati. Poletto, guarda la Briz, ecco, brava, girati, bravissima. Eh no. L'arbitro innocente vede il fallo in attacco di Briz, che sposta l'avversaria. Fallo in attacco di Briz. Sempre più 4 ABF. Baldo. Bertolin, stoppata da Pesetti. Palla 2 ed è rossa. Peccato perché Pesetti aveva recuperato la palla e poi l'ha persa. Altra opportunità per le rosse di Casarsa. Carrer. Callegaro, entrata di Callegaro e va a segno. Eh sì, in tutto questo bailamme Callegaro ha visto il corridoio giusto, l'ha infilato e ha segnato. Quarnial, palla per Briz. Mamma mia, momenti di caos per non dire di casino. Casino totale. Oh, rientra Florit. Vediamo come sta per Guardial. Vediamo se ha recuperato.
Bertolin in lunetta. Zero su due per Bertolin. Rosati, slalom, subisce fallo da Bertolin. Bertolin, primo fallo. Rosati prende il ferro, recupero Florit, tiraccio di Florit, Callegaro, diciamo un terzo periodo piuttosto inflazione di passi di Guerra, diciamo un terzo periodo di bagarre totale. Credo che Bosini e Poletto devono parlarci sopra per mettere un po' di ordine, perché qua sembra una specie di maionese impazzita questa partita. È impazzita la maionese. Qua Bosini e Poletto devono mettere un po', devono mettere un po' di ordine, perché sennò qua. Dunque, vediamo. Oh, e vediamo un po' il tabellino. Aggiorniamo il tabellino. Rosati 8 punti, Florit 4, Briz 4, Pesetti 3, Toniuti 11. Bisogna giocare di più su Toniuti. Lavaroni 3, Vecchiet 2, Poletto 2. Per Casarsa, Serena 7, Vincenzuto 4, Furlan 14, Callegaro 8, Bertolin 2. Questa è una squadra che vive molto sulle spalle di Furlan e di Serena, ma direi anche di Callegaro. Per il resto non mi sembra che abbia giocatrici con punti nelle mani. Trenta secondi al termine. Zetilin, palla sempre biancazzurra. 13 secondi per la BF. Rosati perde palla, palla 2 ed è rossa. Anche Rosati ogni tanto parte in quarta, ma dovrebbe un po' discernere un po' meglio le situazioni. Dai e vai tra Callegaro e Furlan. Parte Rosati, Florit, e Florit a fil di sirena infila la tripla e porta l'ABF a quota 40 contro i 35 di Casarsa, con un parziale di 12 a 10 nel terzo periodo. Bene, nel prossimo turno, l'undicesima giornata, l'ABF ospita, quindi seconda partita consecutiva in casa, la cestistica di Rivana, che questa sera se la vede con Ponzano e presumibilmente potrebbe perdere.
e l'ABF potrebbe agganciarla se vince questa sera, mentre la Polisportiva Casarsa ospita la nuova Pallacanestro Treviso, che è una delle due cenerentole del torneo insieme a Mirano. Quarto periodo. ABF 40, Polisportiva Casarsa 35. Palla bianca-azzurra. Palla sotto per Florit, che recupera. Briz. Scarico per Rosati. A segno Rosati. 10 punti. Guerra. Brucia Florit, che commette fallo. Jana Guerra Melnikova. Entra Serena per Calegaro e Toniuti per Florit. Evidentemente Florit è ancora dolorante alla caviglia. Guerra 1-2. Palla bianca-azzurra. Rosati. Toniuti. Viene raddoppiata. Briz. Briz infila la tripla anche lei e porta la BF a più 9. Palla rubata da Rosati. Rimessa bianca-azzurra. Break della BF. Di nuovo Briz. Zentilin. Anche Zentilin. E la BF vola. ABF più 11. Furlan, bel movimento di Furlan, bel canestro di Furlan, brava. Rosati. Poletto per Zentilin. Rosati piazzato. No. Rimbalzo. E nella dormita generale va a segno. Nella dormita generale delle atlete in canottiera rossa. Che applicano la difesa di Natale, cioè le belle statuine. Briz protesta per un fallo subito. Serena. Carrero, un sottomano improbabile. Palla bianca-azzurra. Time out. Intanto anche Zentilin si è fatta medicare per un colpo alla, penso al labbro inferiore.
Rosati 12, Floriz 7, Briz 7, Pesetti 3, Tognuti 11, Lavaroni 3, Vecchiet 2, Poletto 2, Zentilin 2. 9 atleti a referto. Serena 7, Vicenzutto 4, Furlan 16, Callegaro 8, Bertolin 2, Guerra 1. ABF che ha avuto diciamo così una panchina più lunga questa sera rispetto a Casarsa. Pesetti e Casarsa zona 2-3, la zona bulgara. Rosati da 2, 14 punti per Rosati. ABF a più 13. ABF in questo momento ha la partita in mano. Intanto Guerra e Baldo commettono un pasticcio. Sempre zona Casarsa. Rimessa dal fondo. Tognuti. Un missile che è partito dalle mani di Rosati per Tognuti. Bertolin per Baldo, ruba palla Pesetti e poi fallo antisportivo di Serena. No, scusate, la numero 11 è Alessia De Vetta. Terzo fallo per Serena. Yes. No. ABF più 14. Rosati per Briz, viene triplicata. E poi c'è una discussione tra Briz e Vicenzutto. Vicenzutto invita la Briz alla calma. Ecco, adesso si stringono la mano cavallerescamente. Vecchiet per Briz. Così in panchina si raffreddano i bollori. 1 intercetto preziosissimo di Vecchiet. Tognuti per Rosati. Di nuovo Rosati.
per Lavaroni. Vincenzutto, terzo fallo. Palla sotto per Rosati, che realizza. ABF più 16. Vincenzutto, tripla. Toniuti, Rosati. Palla a due ed è biancazzurra. Nove secondi a disposizione. Rosati tenta la tripla. È in fila. Diciannove punti per Rosati. Riparte l'ABF. Toniuti la passa direttamente a Furlan, che non approfitta. ABF con la partita in mano. Toniuti non si è capito se voleva tirare, poi ha cambiato idea, poi l'ha passata e la Lavaroni intanto magari andava a ribalzo. Carrer, tiro inguardabile di Carrer. Palla per Rosati. Ancora Rosati, Vecchietto, Lavaroni, Toniuti, De Vetta, riceve Furlan, De Vetta, è a segno De Vetta, la numero 11, Alessia De Vetta. De Chiet. Bosini rimette in campo Callegaro per Carrer. E Revelant, e Poletto risponde con Revelant per Toniuti. Diciamo che Carrer ha veramente sparacchiato alla grande. Debora. Serena tira subito. Il rimbalzo di Vecchietto. Revelant per Pesetti. Rosati inventa una, non inventa, nella sua specialità, il sottomano rovesciato. Callegaro da due,
10 punti anche per Calegaro. Top scorer dell'incontro Rosati con 21. ABF più 14. E Vicenzuto spinge. 2 tiri. Quarto fallo. Uno su due per Lavaroni. Vincenzuto infila un'altra tripla. Più 12 ABF. Un minuto e mezzo al termine. Vecchiet, no! Poi però recupera Rosati. Tabellata. Vicenzuto. Serena. Rimbalzo di De Vetta. Altri 2 punti per De Vetta. De Vetta tenta di mantenere in gara la sua squadra, ma a un minuto al termine l'ABF, a meno che non commetta veramente delle sciocchezze, questa partita l'ha vinta. Recupera Serena, parte in contropiede Calegaro. Sempre Serena e Furlan butta via il pallone. ABF 60, Casarsa 50 con 21 punti di Rosati. Io direi top scorer e anche MVP dell'incontro, e dopo direi anche dietro di lei Annalisa Toniotti. Per Casarsa direi bene Furlan. Revelant! Bene Furlan, anche se nell'ultimo periodo è scomparsa dai radar. De Vetta, altro rimbalzo. Direi che Furlan è scomparsa dai radar. Ha segnato solo 2 punti nell'ultimo periodo. Discrete direi Calegaro e Vicenzuto. Due su due per Alessia De Vetta. 6 punti. Bene. E l'ABF conclude questo incontro 62-52 battendo la Polisportiva Casarsa, e io direi che un'ottima sintesi per questo incontro è il proverbio molisano che recita: quando le mazzaracchie sarumbaglie, l'udimonio scuornacchie luozze paglie. Buonasera a tutti. Siamo qua con coach Bosini della Polisportiva Casarsa. Dunque, cos'è che non ha funzionato questa sera? Ah beh, sarebbe troppo lunga a dire cosa non ha funzionato. In sintesi, ma io credo che abbiamo sicuramente non abbiamo giocato in attacco con la fluidità necessaria.
D'altra parte Monfalcone ha difeso bene, con impegno, con determinazione, e forse in questo modo abbiamo agevolato la loro prestazione. Noi siamo una squadra che io faccio molta fatica a far capire che giocare la palla è meglio giocare la palla in attacco col passaggio che col palleggio. Invece tendenzialmente quello è il nostro difetto molto ricorrente, e quello ci penalizza molto, ma questo è un problema nostro, non è un problema degli avversari. Ecco, venendo dalla pallacanestro maschile, dove hai allenato per anni e anni anche ad alti livelli, e passando al basket femminile, cosa trovi di diverso? Ma guarda, l'esperienza sotto l'aspetto del cambio, il cambiamento. Io chiaramente è la prima volta che faccio femminile, quindi è una novità assoluta per me. Però posso dire che dal punto di vista del lavoro sono molto soddisfatto. È molto gradevole allenare le ragazze, perché sicuramente sono, a differenza dei maschi, sono estremamente presenti in allenamento, ci stanno a ascoltare, ed è una cosa positiva. Dopo chiaramente ci sono delle differenze sostanziali, anche se sotto l'aspetto tecnico diciamo che la pallacanestro femminile, il divario col maschile si è accorciato. Chiaramente la parte atletica rimane sempre per i maschi, a favore della maschile. Vi sono forse nel quarto periodo vi sono un po' mancati i punti della Furlan? Ha segnato solo due punti. Sì, ci sono mancati i punti della Furlan, e poi quando abbiamo avuto se non sbaglio il pallone del pareggio, l'abbiamo sbagliato da sotto soli, e poi in quel momento lì abbiamo commesso due o tre errori difensivi, un rimbalzo difensivo, abbiamo permesso due tiri da fuori, però direi che in quell'occasione sono state anche molto brave le ragazze di Poletto, insomma sono state brave, hanno meritato, sono una squadra dinamica, una squadra giovane, quindi chiaramente il lavoro che può fare Poletto e tutta la società è darà sicuramente, magari non immediatamente, ma alla lunga darà dei risultati positivi. Siamo qua col vice Giampaolo Duso, il vice di Michele Poletto dell'ABF. Rosati 21 punti, direi top scorer dell'incontro, anche MVP, ma anche buoni punti in momenti decisivi anche da parte della Toniutti. Non so se sei d'accordo. Sono completamente d'accordo, e dirò di più. In alcune occasioni abbiamo avuto veramente il bisogno dei punti anche delle altre. Noi sappiamo che la Rosati è il nostro punto di forza come punti, però avevamo bisogno di punti e sono arrivati anche dalle altre. Io credo comunque che in una partita così difficile come quella di stasera, era una partita con due squadre che sono nella stessa posizione in classifica, questi due punti siano importanti per il proseguo del campionato. E fan ben sperare per i miglioramenti della squadra. E dunque, però un disco che si ripete ormai dall'inizio dell'anno è questo della eccessiva foga in alcuni momenti della squadra, che non so, per la gioventù, per il temperamento, si fa travolgere un po' da se stessa e non riesce a gestire alcuni vantaggi. Sì, sono d'accordo, e infatti è uno degli argomenti che noi trattiamo continuamente nei nostri allenamenti e cerchiamo di migliorare. La giovane età non aiuta. Io voglio questa sera però dare un plauso al nostro playmaker, al numero 4, che è stata capace di giocare tantissimi minuti e ha cercato, ripeto cercato, non voglio cercare giustificazioni, ha cercato di far giocare la squadra, per cui gli attacchi dovevano essere più costruzione che foga. Dunque, la prossima settimana ospitate Rivana, che questa sera se l'è vista con Ponzano. Se ha perso con Ponzano è un altro scontro a pari punti, quindi altri due punti importanti. Esatto, sicuramente il fattore campo diventa importante, ma diventano importanti anche, come ho detto prima, i punti che noi riusciamo a mettere via in questa prima fase, al girone d'andata, perché è un campionato lungo, per cui sì, sicuramente è importante giocare e giocare bene contro Rivana. Bene, Giampaolo, alla prossima settimana. Grazie. Le partite della ABF Monfalcone vi vengono offerte da Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse, Azienda Provinciale Trasporti S.P.A.,
Centro Medico Fisioterapico Nova Salus, sedi a Monfalcone, Gorizia e Cervignano del Friuli. Pizzeria al Giardino, forno a legna, specialità di carne e pesce a Monfalcone. Coprivez, un'azienda viva, versatile e protagonista da più di mezzo secolo nel settore dei materiali edili da costruzione, pavimentazioni per esterni, rivestimenti in pietra ricostruita e naturale, ferramenta, utensileria, pitture, impregnanti, fai da te, legno da ardere e pellet. Marco Coprivez opera a Trieste, Gorizia, Udine ed anche nella vicina Slovenia e in Austria. Associazione di promozione sociale Basket e Razza. Opera sul territorio regionale per il sostegno e la promozione dello sport locale dei giovani, anche integrato in particolar modo nella pallacanestro. Novati e Mio SRL, da oggi centro vendita e assistenza Peugeot, vendita auto nuove e usate, officina elettrauto gommista, 100 revisioni, carrozzeria autorizzata e convenzionata con le principali assicurazioni. Monfalcone, via Colombo 13. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. Venerdì 17 novembre 2017 alle ore 20:30 il Teatro La Contrada di Trieste presenta il grande Gino Paoli e il pianista di fama internazionale Danilo Rea in Due come noi che. Spettacolo fuori abbonamento al Teatro Bobbio in via del Ghirlandaio 12.